Mi hai persa tre grani di duna. Sul tempo ci piovesse addosso sarei amica della dea fortuna. Saprei dove sei, dove sei. Ho lasciato tracce, ma ne ho perse di tracce con le mie line troppo low-fi. Spero la fa di lui. Buonasera a tutti, Lunatica on the radio, benvenuti a questa nuova puntata 20 giugno, siamo quasi in estate, come potete ascoltare non c'è Samantha che ahimè oggi ha dato forfè, ma come tipo si suol dire ci sono io, accontentatevi di un povero uomo qui lasciato da solo. Allora, abbiamo appena ascoltato un pezzo molto molto interessante, Dea Fortuna, perché in realtà c'è chi l'ha scritta, chi la interpreta, è con noi Yasmin Jabrain. Ciao Yasmin! Ciao a tutti! Allora, noi partiamo subito con la domanda delle domande, ma prima vogliamo sapere questo brano, raccontacelo un po'. Allora, questo brano è nato in realtà ormai un paio di anni fa, e è stato poi in realtà il mio primo singolo, quindi è proprio, diciamo, quello che ha aperto un pochino più tutto il mondo sonoro e di scrittura del progetto, che porta proprio il mio nome, quindi Yasmin Jabrain. È un brano che ha sicuramente un appiglio urban pop, però mi piace sempre molto avere un immaginario che sia un pochino più interessante, quindi nonostante sicuramente sonoricamente è molto urban come approccio sonoro, però liricamente anche solo l'elemento della Dea Fortuna credo che sia mi piaceva giocare con l'idea di pensarsi sempre un po' sfortunati, che alcune volte vorremmo avere un pochino più la fortuna dalla nostra parte e non sempre ci si riesce, specialmente poi quando in realtà si tratta di questioni amorose, ecco, quindi questo era un po' l'incipit del brano. E invece, ecco, la domanda delle domande, chi è Yasmin? Ovviamente artista, musicista, ma anche Yasmin di tutti i giorni, noi siamo molto curiosi. Allora, artista è sicuramente un artista, direi sempre urban pop, però con tante influenze, cioè diciamo che i miei ascolti variano da Taylor Swift a Rosalia, quindi sono sicuramente due mondi ben diversi, però che in qualche modo entrambi mi appartengono perché credo che ad esempio loro entrambi siano delle grandi cantautrici e mi piace molto la loro scrittura, quindi per me artisticamente è fondamentale avere sempre una scrittura che per me sia interessante, che io ritengo stimolante. Questo mi permette poi di essere molto
cioè giocosa e libera in quello che faccio. Nella vita di tutti i giorni, infatti, proprio questo elemento del gioco un po' rimane, perché insegno a scuola, quindi per me è sempre molto importante essere in un ambiente che sia sempre creativo, cioè dalla mattina alla sera, quindi che sia stare in studio a registrare canzoni, o che sia la mattina a scuola, o essere su un palco e performare. Quindi c'è sempre questo elemento un po' di creatività, divertimento e libertà, proprio, non sono da scrivania io. E tra l'altro, ecco, Taylor Swift da una parte, Rosalia dall'altra, a parte il boom che ha avuto quest'anno Rosalia, veramente esagerato, due donne molto forti, no? Anche a livello di palcoscenico, no? Cioè lasciano la loro impronta sotto ogni aspetto. Tra l'altro, ecco, Rosalia, l'ultima che ci hai citato, molti la conoscono per il suo lato molto pop, no? Perché sì, è arrivata al grande pubblico con questo suo lato. In realtà ha delle caratteristiche, come dire, sonore molto importanti. Invito i nostri ascoltatori anche ad andare a approfondire le vecchie canzoni di Rosalia, che sono veramente potenti sotto ogni aspetto. Questo è un aspetto interessantissimo. Direi che sì, il disco con cui, diciamo, qualche anno fa, forse il 2018, il Malquerer, con Malamente e penso In Tumirà, siano proprio brani, cioè per me sono stati veramente folgoranti, ecco. La semplicità è anche proprio, diciamo, la semplicità nell'organico, no? Delle canzoni, che però poi in realtà ha un risultato sconvolgente. Cioè, nelle sue produzioni non sono mai produzioni massive, proprio tipo da anni 80, no? Con un sacco di elementi, cose così, sono sempre cose molto asciutte e ben mirate, eppure equilibrate proprio alla perfezione, cioè dando proprio un impatto forte. Quindi per me, lei anche a livello di produzione, per me è molto una persona che insomma ammiro, ecco, un artista che ammiro. Senti, oggi tra l'altro stiamo vivendo un grande caos a livello musicale, no? Dal momento, sì, che sono arrivate le piattaforme, hanno un po' stravolto, sì, tutto, 60 milioni di brani, cioè io scherzando dico che oggi forse c'è troppa musica, ma non perché c'è troppa musica, in realtà ne arriva troppa all'orecchio dell'utente tutta insieme, tra virgolette, quindi non si ha il tempo magari di digerirla tutta, no? E spesso, sì, magari, ecco, si bypassano artisti molto molto interessanti che magari non ci vengono sotto il dito, sotto questo aspetto. Oggigiorno non è facile emergere sotto nessun aspetto. Direi che sicuramente, guardavo proprio qualche giorno fa, ha finito la serie su Netflix, Playlist, che è appunto ispirata a Spotify, sì, e la storia di Spotify. E insomma, no, ci ragionavo del fatto che sicuramente c'è proprio un mondo che funziona in una maniera diversa, e tanta gente che ha la necessità, no, di creare musica e di metterla fuori, però dall'altra parte poi c'è veramente tanto, c'è tanto materiale e ti perdi tutto, no? Anche solo il pensiero di avere magari degli amici musicisti che ogni venerdì ce ne sono 4-5 che fanno uscire una canzone nuova, e sembra sempre che non so, tanta roba proprio. Quindi sicuramente è complesso, credo che però insomma alla fine il cuore di tutto sia sempre farlo sì, con un focus e una passione che rimanga sempre abbastanza viva, ecco. Poi ognuno trova i suoi mezzi, ecco, che siano più digitali o più di live. Sì, sì, è vero. Senti, la mia curiosità personale, a parte le due big che abbiamo appena nominato, nella tua playlist di comfort zone, no? Quella che comunque, sì, ti metti in cuffia la sera, magari ti vuoi rilassare un attimo, chi è che non manca mai? È sicuramente Taylor Swift. Sì, io veramente, guarda, da quando ho 13 anni, no, io veramente ho cominciato a scrivere canzoni perché mi capitò su, non mi ricordo che canale fosse, però uno dei suoi primi singoli che fecero proprio il boom a livello mondiale, che era proprio del suo primo disco, e trovavo assurdo che c'era questa ragazza che aveva qualche anno più di me e scriveva delle canzoni che parlassero della sua vita. E avessi trovato questo modo di, questa chiave di lettura, no? Nell'esprimersi. Quindi io veramente, cioè, da quando ho 13 anni è così, sono proprio devota, ecco, questo è proprio il mio. Tra l'altro Taylor Swift per anni è stata il numero uno delle più seguite anche su Instagram, numero di follower veramente imbarazzante, cioè quasi, sì, inarrivabile. Poi sono arrivati i famosi influencer TikToker che hanno un po' sbaragliato, ma vabbè, questo è un altro discorso. Senti, siamo molto curiosi ovviamente di ascoltare un tuo secondo brano, ci prendiamo una pausa musicale, ce lo ascoltiamo e poi torniamo. Sento mille voci, ma nessuna voce chiama me. Noi tigri feroci in un bazar. Corro a rilento, non ho mai tempo. Giuro non mento, ma
ma è veramente il vero intento di tenermi dentro il peso netto di quello che non ho. Ma dimmi, finirà l'asmaniaca per te che vorrei per me, ma per me non ce l'ho avuta. Mai notti passate a gridarci, ma poi sussurro se parlo di noi. I miei problemi diventano i tuoi e non riesco mai a capire cosa vuoi. Notti passate a spogliarci nei bar, a chiedersi come si fa fondersi con tanta velocità come tra la folla dentro di un bazar. Sento mille voci, ma nessuna voce chiama me. Noi tigri feroci in un bazar. Orme dorate che poi non hai mai veramente il vero intento di seguire attento. È un taglio netto che non ricuscirai, ma dimmi, finirà la rabbia che per me, che vorrei per te, ma per te non ce l'ho avuta. Notti passate a gridarci, ma poi sussurro se parlo di noi. I miei problemi diventano i tuoi e non riesco mai a capire cosa vuoi. Notti passate a spogliarci nei bar, a chiedersi come si fa fondersi con tanta velocità come tra la folla dentro di un bazar. Sento mille voci, ma nessuna voce chiama me. Noi tigri feroci in un bazar. Sento mille voci, ma nessuna voce chiama me. Noi tigri feroci in un bazar. In un bazar. E siamo di nuovo in diretta qui su Web Live TV. Questa è Lunatica on the Radio. Ne approfittiamo per salutare la nostra amica Giulia Massarelli e il suo Permette Signorina. Tra l'altro ricordiamo a tutti che il 5 luglio a Parco Appio ci sarà la finalissima di questo bellissimo contest dedicato a tutte, tra virgolette, le lunatiche che ci hanno fatto compagnia in questo periodo. E senti, Bazar, questo altro tuo singolo, molto interessante, parlaci un po' di questo brano. Sicuramente un pochino più all'opposto, no? All'antipodi di Dea Fortuna e a un sound che è nettamente forse più audace rispetto a Dea Fortuna, che ha dei tratti un pochino forse più da manuale, tra virgolette. Bazar ha proprio quell'elemento lì di gioco che dicevo prima, cioè proprio in realtà c'è nato da una canzoncina che io cantavo al mio cane, che lui c'ha sempre questo modo di fare che sembra che stia per lasciarci tutti, è proprio drammatico. Allora gli ho intonato questa cosa qua e poi l'ho registrata sul telefono. E tempo dopo ero sul computer, così che lavoravo a un progetto nuovo, e mi è venuta in mente quella roba là. La sono andata ad ascoltare e poi quella melodia lì che mi ero inventata così per il mio cane in realtà si è trasformata in quella che è adesso la strofa di Bazar. Quindi è veramente proprio partita tutta da un proprio da un flusso di creatività così. Cioè, infatti, l'elemento del suono della tigre, c'è cioè questa po' schizofrenia di momenti estremamente calmi e momenti estremamente percussivi. E in questo sicuramente c'è molto, ci sono molto il riferimento a Rosalia nel voler provare a fare un pezzo che fosse, che avesse un po' quella chiave di pochi elementi ma che fossero sufficienti, quindi di per sé non sono tante tracce. È un brano praticamente quasi, cioè, drum and bass sostanzialmente, perché è tutto nato dalla linea di basso e poi ci sono tipo un tot di tracce di drums, di sample di drums, quindi è sicuramente un pochino più fuori dagli schemi rispetto a magari altre cose che ho fatto, però lo trovo sempre molto interessante e divertente, soprattutto da fare live. Senti, com'è il tuo modo di scrivere? Sei più da, passami il termine, illuminazione divina, diciamo così, o più ponderata, che più da tavolino? No, più ponderata da tavolino, ma perché, insomma,
cioè, nonostante ovviamente l'illuminazione capiti, però non credo che poi, se uno lo vuole fare effettivamente tutti i giorni, si possa aspettare sempre l'illuminazione, anche perché, cioè, più secondo me si ha, no, l'allenamento proprio nella scrittura, più si cade anche meno in tutta la frustrazione del fatto che quando scrivi un pezzo magari tu ti aspettavi che uscisse in un certo modo, invece uscite in un altro, e continuare a farlo senza dover aspettare magari una piccola perla ogni tanto è sicuramente forse un pochino più produttivo rispetto, cioè per me, mi manda meno in frustrazione se scrivo piuttosto che aspettare quella canzone, tanto per quella canzone se deve arrivare arriva, ecco, a prescindere. Esatto, però sì. Nel frattempo magari ne scritte altre, così non sembra tipo che fanno una scritta solo una, così, quindi sì, sono un pochino più da... Che poi è interessante come ogni canzone arriva ad ognuno di noi in maniera differente, no? Perché in base anche al nostro stato d'animo o anche al vissuto, no? Quindi ogni canzone arriva in modo diverso, ed è questo anche il bello della musica sotto ogni aspetto. Senti, tra l'altro, ecco, a parte quello che è col mondo musicale moderno, quello che sta venendo anche un po' meno, passami, diciamo, questa licenza, è anche il genere musicale, cioè nel senso che oggi ci si fa meno caso. Cioè, una volta chi faceva rock faceva esclusivamente rock, difficile esplorava altri orizzonti, no? Come i rapper facevano con il rap. Ecco, oggi invece si sperimenta molto, c'è molta contaminazione. Come lo vedi questo grande, come dire, putpurri di generi musicali? Beh, secondo me, di nuovo, diciamo che per me la forza degli artisti che apprezzo è appunto nella scrittura. Quindi, ovviamente... ognuno ha il proprio approccio, no? E, cioè, è inconfondibile la scrittura di X persona rispetto all'altra, e tanto fa, secondo me, cioè, ai giorni d'oggi, è proprio la produzione e tutto il mondo sonoro che c'è attorno. Quindi in realtà è interessante per chi non vuole necessariamente mettersi dei paletti o rimanere in una zona di comfort di suono. E in questo, secondo me, ad esempio, Motomami di Rosalia, che spazia da avere dei pezzi più aggressivi, reggaeton, ad avere sempre l'elemento del flamenco, secondo me è interessante perché ti dà anche un ascolto, da un ascolto all'ascoltatore che sia proprio vasto, e quindi non necessariamente sempre lo stesso. È ovvio che poi dipende da artista a artista, cioè quello che si vuole fare. Se magari hai una band, forse sì, cioè, in senso, hai sempre... quegli elementi lì, quindi forse è più caratterizzante rimanere in una sola bolla di genere. Se magari invece si lavora forse più con il computer, se forse c'è un pochino più la tendenza a voler smanettare, sperimentare e trovare cose nuove, quindi per me ci sta, cioè, a me piace anche ascoltare cose che siano diverse, anche se vengono dalla stessa persona, quindi io sono pro, in realtà a me convince abbastanza come input. Senti, tra l'altro, oggi la musica passa attraverso i social network, no? Questo è ormai un dato di fatto, che sia Facebook, che sia Instagram, poi vabbè, è arrivato TikTok, dal mio punto di vista un po' l'antimusicista, no? Perché proprio è talmente veloce che come si arriva in hype si va in fondo in brevissimo tempo, no? E poi far passare un messaggio su TikTok è veramente quasi impossibile, tra virgolette. Com'è il tuo rapporto proprio con i social network? Ma io mi rendo conto che qualche anno fa, e secondo me parlo dopo poco che erano uscite le storie su Instagram, quindi non mi ricordo mai, neanche, forse erano 5 anni fa, non saprei dirti, ero molto più presente. Dopo un po', dopo poi pandemia e cose così, forse c'è proprio stato un eccesso per me di stare proprio, cioè che l'unico modo di comunicare per un bel po' di tempo è stato, no, che lo facessimo solo attraverso dispositivi, che c'è stato un periodo che mi sono resa conto che ero proprio tipo un po' riluttante. Però vado sempre molto altalenante, ecco. Ricordo sicuramente del fatto che TikTok ovviamente propone una velocità così rapida che sembra sempre che sia, uno, facilissimo fare tutto perché è tutto così immediato, e dall'altra parte è tutto così ricambiabile in maniera così rapida che un po' a volte mi spaventa, quindi io un po' altalenante, direi. Sicuramente Instagram è quello che utilizzo di più tra tutti, è quello che mi è rimasto un pochino più comodo proprio nella comunicazione.
Senti, che poi tra l'altro TikTok, non me ne voglia TikTok, ma spesso e volentieri vanno in hype le canzoni più perché magari le ha portate l'influencer di turno o che il cantante stesso, no? Quindi la domanda è spesso che ci viene fatta: senti, abbiamo sentito questa canzone, ma chi la canta? Buono, sai che non lo sappiamo. Cioè, questa cosa è veramente purtroppo stressante, mi rendo conto, se mi metto nei panni di un musicista, che è un po' svilente, tra virgolette, però ahimè, che sono i tempi moderni. Sicuramente. Dall'altra parte, però, magari fornisce, cioè, come in ogni cosa c'è un pro e un contro, sì. No? Quindi sicuramente invece magari ha fornito una piattaforma a tante persone o tanti artisti che magari solo nel reale non riuscivano a avere gli strumenti per farlo, e sicuramente è importante. È vero, è verissimo. Senti, siamo alla fine della nostra piacevolissima chiacchierata, le ultime due domande di rito. Ovviamente sappiamo già dell'appuntamento del 5 luglio a Parco Appio, perché amici ascoltatori, come abbiamo accennato prima, Yasmin è finalista a Permette Signorina, quindi questo è il prossimo appuntamento che abbiamo in scaletta. Però noi vogliamo sapere che c'è poi nel cassetto di Yasmin. Allora, in realtà adesso proprio in chiusura, insomma, in questo mese qua è un EP che raccoglie un po' tutti i pezzi che in questo ultimo anno ho un po' portato in giro, e proprio per cercare di dargli un po' una casa, e quindi sicuramente saranno in uscita questo autunno e per poi muovermi anche oltre, cioè andare avanti con altri progetti e scrivere altre cose. Però sì, al momento c'è proprio questo, in lavorazione proprio in questo momento, quindi noi siamo già molto curiosi di tenerlo tra le mani, come si suol dire, anzi come si diceva un tempo. Oggi lo ascolteremo. A proposito di ascoltare, per i nostri amici ascoltatori che vogliono seguirti, ma soprattutto ascoltarti, dove e come ti trovano? Mi trovano su Instagram al nome Yasmin Jabran, che sicuramente lo spelling non è facile, però purtroppo sono venuta al mondo con questo nome, quindi niente, però l'account è Yupmin, che anche questo è complesso, per non facilitarci il compito, che è Yuppimine, e su Spotify e tutte le piattaforme digitali, dove potranno trovare Idea Fortuna e Bazar al momento. E quindi noi salutiamo Yasmin perché ci ha fatto compagnia in questa nostra trasmissione, e ai nostri amici ascoltatori ovviamente consigliamo di ascoltarla, perché come diciamo a Roma è gagliarda, è tosta, quindi ascoltate il suo lavoro e ascoltate la sua musica, e poi ovviamente se volete sentirla live andate il 5 luglio a Parco Appio, tra l'altro l'ingresso è gratuito, quindi andate in tutta tranquillità, e noi nel frattempo esattamente salutiamo Yasmin per averci fatto compagnia e grazie. E ovviamente non potevamo non lasciarci con un pezzo, come dire, iconico di Taylor Swift, Karma, che ci sta tutto, e quindi appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao. Cause if you dare, you see the glare of everyone you burn just to get there. It's coming back around. And I keep my side of the street clean. You wouldn't know what I mean. Cause karma is my boyfriend. Karma is a god. Karma is the breeze in my hair on the weekend. Karma's a relaxing thought. Aren't you envious? Boy, king of thieves, weave your little webs of opacity. My pennies made your crown. Trick me once, trick me twice. Don't you know the cash ain't the only price? It's coming back around. And I keep my side of the street clean. You wouldn't know. It's not sweet like honey. Karma is a cat purring in my lap.
calling your ground. Karma's on your scent like a bounty hunter. Karma's gonna track you down, step by step from town to town. Sweet like justice, karma is a queen. Karma takes all my friends to the summit. Karma is the guy on the screen, coming straight home to me.